non è stato appunto non discusso in commissione, ma è stato discusso nelle segrete stanze in via del Nazareno da due pregiudicati. Un pregiudicato che è Berlusconi, lo conosciamo tutti, è un condannato per danno erariale a Renzi, i quali hanno deciso di fare una legge elettorale che possa danneggiare il Movimento 5 Stelle. Questa legge elettorale non ha tenuto conto soprattutto della proposta che abbiamo depositato pochi mesi fa, che era quella a pagamento pulito. Vi ricordate quanti film abbiamo raccolto? Noi volevamo chiedere semplicemente il ripristino delle preferenze, cosa che non c'è stata in questa legge elettorale, perché le preferenze secondo alcuni possono quindi comportare un voto di scambio, soprattutto al sud, questa è la loro giustificazione, e quindi è più opportuno mettere liste bloccate, perché sennò alcuni di loro non potrebbero salire. Abbiamo detto no ai condannati in Parlamento, questa legge prevedeva appunto che i condannati non potessero entrare nelle istituzioni e poi due mandati a casa, cioè quello che noi facciamo in assoluta coerenza e che rispettiamo via la legge elettorale. Invece loro hanno deciso di riunirsi, di fare una legge elettorale senza preferenze, ignorando anche la sentenza della consulta, la sentenza che invece prevedeva che i candidati dovessero essere conosciuti dai cittadini che li votano, quindi o con le preferenze o con le liste corte. In realtà il meccanismo che hanno previsto, un meccanismo che potremmo dire appunto del tutto a caso di elezione, tu vai a votare il tuo candidato, cioè vai a votare la lista Movimento 5 Stelle a Reggio Emilia, pensando che quel candidato riesca a salire perché è prima in lista. In realtà che cosa stai facendo? Tu poi in realtà non sai come hai eletto quella persona, magari stai leggendo un